Ma la diligenza, ma si accorge che non vale un cazzo. Ma non si accorge che non vale un cazzo. Allegri, rompi i coglioni. Adesso rompi i coglioni. Impossibile, ma rompi talmente i coglioni. Ora, sì, io non ho più parole. Noi non abbiamo più parole. Io non ho più parole da esprimere questa Juve qua. Io non ho più parole da esprimere questa Juve qua. È una roba indecente, è una roba indecente. Ma cosa andiamo a vincere la Champions? Cosa andiamo a partecipare? Ma cosa andiamo a partecipare? La Champions andiamo a partecipare? A giocare contro il Paris Saint-Germain, il PSG? Possiamo andare a giocare dove vogliamo, con chi vogliamo, facciamo sempre figure di merda. Faremo sempre figure di merda. Non abbiamo impostazioni di gioco, non abbiamo voglia, non abbiamo niente, non abbiamo tattica, non abbiamo niente, non abbiamo passaggi, non abbiamo tiri in porta. Ma dove vogliamo andare, ragazzi? Dove vogliamo andare? Allora, dirigenza. Ma non ti accorgi che ormai la Juve è fallita con Allegri? La Juve è fallita. La Juve è fallita. Non vale più niente. Non vale più niente la Juve. Io prediligo le altre squadre, l'Inter, il Milan, tutte le altre squadre. La Juve, per noi tifosi, non vale più niente, non vale più niente fino a che c'è questo cacchio di allenatore qua. Io sinceramente non mi avete visto mai incazzato, ma non possiamo più, non possiamo più. Io non posso più difendere questo allenatore qua e parlare calmo e parlare riflessibilità, cioè, con un po' di mentalità, un po' di ragionamento. Ma cosa vuoi fare questa Juve di merda? Questa Juve di merda, cosa vuoi? Cosa vuoi ragionare? Cosa vuoi fare post partita per parlare sempre delle stesse cose? Per parlare sempre delle stesse cose? Siamo stanchi, siamo affannati, siamo veramente all'orlo della disperazione più assoluta. Noi non ce la facciamo più a vedere uno scempio di gioco. Noi non siamo capaci a difendere il risultato. Noi non siamo capaci. Non siamo capaci a. Loro non sono capaci a dare un raggiungimento, un qualcosa, un obiettivo. Non hanno più voglia di vincere, non hanno più voglia di vincere. Ma lei che cosa gli fa fare in campo? Cosa gli fa fare durante gli allenamenti? Il Milan e l'Inter si sono battuti, si sono faccia a faccia, si sono fatti il suo gioco, si sono combattuti di due squadre che hanno la voglia di vincere, ognuno ha la sua vittoria di fare un determinato gioco e di provare a vincere, di provare a dare un senso di gioco, un senso alla squadra, un senso ai giocatori, un senso di giocate, di azioni costruite, passaggi veloci, ripartenze veloci, contropiedi veloci. Ragazzi, subiamo tanto, ragazzi, subiamo tanto. Tanto subiamo, tanto non riusciamo a gestire un risultato. Siamo veramente al limite, no, neanche, ormai siamo già al limite, ma a vedere le altre squadre che vincono perché hanno voglia di vincere, e noi non abbiamo più niente, non abbiamo più niente da dimostrare, sia in Europa sia in Italia. Con il campionato in Europa, lasciamo perdere, è un'altra competizione, è un'altra categoria, che noi non facciamo parte. Che noi non facciamo parte con questa dirigenza qua che abbiamo e con questo allenatore qua.
No, ormai no, non avevo più niente da dimostrare, non avevo più niente da pensare che questa Juve, vale qualcosa, non vale più niente, e siamo stanchi di difendere, che gli altri difendono, gli allegriani difendono questo allenatore qua che non vale più un cazzo, che non vale più niente, ma cosa vuoi trovare Albi? Cosa dobbiamo trovare Albi? Beh, Albi, cosa dobbiamo trovare Albi? Cosa? Ti hanno comprato tutto, ti hanno comprato tutti, tutto quello che volevi, ce l'hai, ma non riesci non riesci a capire, non riesci a interagire con i tuoi giocatori, a fare un determinato gioco. Ma perché? Perché non riesci ad esprimere, non riesci a valorizzarli, non riesci a fare niente, non riesci a fare niente, non riesci a fare niente, non riesci a fare niente. E io, come tutti gli altri, dobbiamo vedere ogni partita di merda, e di vedere e di girare canale, di guardare le altre squadre o di vedere qualcos'altro pur di non vedere la Juve. Perché questa Juve ci ha rotto veramente le palle. Ragazzi, bisogna essere obiettivi, bisogna essere realistici, ma bisogna aprire gli occhi, bisogna aprire la mente e dobbiamo pensare che questa Juve deve cambiare totalmente tutto, tutto. La Juve deve ripartire da A alla Z. Deve ricominciare a giocare. Deve ricominciare a capire cosa vuol dire il gioco del calcio. La Juventus deve capire come intraprendere un gioco di calcio. L'ha sempre avuto. In tutti gli anni trascorsi con altri allenatori, Lippi, va bene, adesso non mi ricordo. Ragazzi, a parte che c'erano altri giocatori qua, altri giocatori, altri tempi, ma la Juve sta andando in decrescenza, in decrescita, sta arrivando ad avere giocatori che non sono, che non è colpa dei giocatori, che non è colpa dei giocatori, andiamo sempre a colpevolizzare i giocatori, ma non sono i giocatori, ma non so, è l'allenatore. È l'allenatore e questa dirigenza qua tiene ancora questo allenatore qua, tiene ancora questo scempio, questo non gioco, questo non appartenente alla Juve, questo non appartiene più alla Juve, questo non esiste più alla Juve, questo non deve più esistere alla Juve, non esiste, è improponibile. È ingiusto anche per il valore di squadra. Non vale più come allenatore, non vale più niente, non vale più niente. Io sono stanco anche di sentirlo in conferenza stampa a dire le sue scuse. Ma cosa vuoi scusarti? Ma cosa? Sono stanchi e avevamo dei problemi e ci sono dei giocatori infortunati che devono rientrare e mancava questo, mancava l'altro, mancava questo. Oh! Ma se non sei capace a gestire il giocatore che hai adesso, inutile che ti pari il culo, inutile che ti pari il culo per avere giocatori top solo perché te la mettono dentro. In porta. Eh? Beh, dentro in porta. Perché non riesci a proporre un gioco con i giocatori giovani e
intraprendenti che vogliono giocare a calcio. Miretti e quei giocatori là che abbiamo in sostituzione, in panchina, e non li fai giocare, e fai sempre giocare o Locatelli o McKennie. McKennie non vale niente. Alla Juve ovviamente no, però non vedo questo gran giocatore. Se vanno a giocare con le altre squadre, fanno meglio. Sono più aiutati, sono più autogestiti da società competente, da società diversa e società seria, perché questa Juventus non ha più una società seria. E questo ci fa presupporre che ormai la Juve è fallita mentalmente, fisicamente, ma perché non sappiamo più cosa dire, ragazzi. Non sappiamo più cosa dire. Siamo veramente al tracollo, siamo veramente al tracollo di dire che questa Juve non vale più niente. Non vale più niente. Siamo proprio all'estremis di tutto. Siamo stanchi. Siamo stanchi della gestione, siamo stanchi di tutto, ragazzi. Basta, 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 basta. Basta. Scusate la lunghezza del video, ma ragazzi, Milan e Inter, io godo a vedere l'Inter e Milan, che almeno ha una gestione di gioco, ha una gestione di squadra, ha una tattica ad ogni partita, ce la mettono tutta, hanno voglia di vincere, hanno mentalità diversa, hanno giocatori che te la buttano dentro. Giocabilità, dribbling, elasticità, tecnica. Siamo la Juventus, no? No, no. Una volta eravamo Juventus, una volta. Adesso siamo letteralmente nella merda. Siamo letteralmente, non parlatemi che siamo alle prime giornate. Perché giochiamo sempre così, eh? Inizieremo e continueremo a giocare sempre così, eh? Allegri ha avuto un anno per gestire una squadra. E deve ancora fare, e deve ancora unire i pezzi che ormai ha tutto ma non ha niente. Non ha niente, ha tutto, ha giocatori che possono fare la differenza, ha la competenza, ma non riesce ad esprimere perché questo allenatore qua non vale niente, non vale niente. Ha finito il suo circolo, ha finito il suo saper di far calcio. Ma dove? Ma dove? Una volta faceva calcio, una volta, ma non so neanche se sapeva far calcio, ancora al Milan, però si parla di Milan ancora. Beh, questo Milan va meglio. Questo Milan sì, è valevole di chiamarsi Milan. Uguale dell'Inter, anche se ha perso, ma ha perso con voglia, no, non con voglia, diciamo, con voglia di valersi, ma ragazzi, non ho più parole, perché ragazzi, a dire le cose così a caldo, non, no, ragazzi, siamo troppo incazzati per valutare, ma cosa vuoi valutare, ragazzi? Non valutiamo più niente, non valutiamo più niente, siamo veramente proprio distrutti, distrutti, distrutti nell'anima di vedere una Juve vincente.
Basta, 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 basta. Io chiudo qua il video perché non vale neanche la pena a dire niente perché critichiamo gli altri dicono critichiamo perché ci si diverte a criticare la Juve, ma ormai è il pane quotidiano, è la normalità, però fare un gioco non è più la normalità. Non ci riguarda più a fare un gioco, a vedere di che parte è la Juventus, ma dove? Una volta, negli anni passati, adesso la Juve è diventata piccola. È riconoscibile. Ormai si chiude in un guscio, si chiude, non è più un leone, non è più un leone, è un gattino in gabbia. È un gattino in gabbia gestito da questo allenatore di merda. Basta, basta. Non ha più le grinfie, le unghie, la cattiveria agonistica. Di voler strassare gli avversari e gli altri aver paura della Juve, perché una volta la Juve faceva paura. Adesso siamo diventati minuscoli, minuscoli e mentalmente. Colpa di questo allenatore qua. Incompetente e che non fa parte più della storia della Juventus. Ragazzi, io chiudo qua il video, scusate la lunghezza, e niente, io sinceramente mi vergogno di essere Juventino. Mi vergogno di essere Juventino e di fare questa non Juve che ci dimostra ancora una volta che non vale la nostra tifoseria. Fino a che non cambia mentalità, fino a che non cambia questo allenatore qua, la Juve continuerà a essere criticata, ma non per il giocatore in sé, ma per questo allenatore che abbiamo in panchina. Grazie per la cortese attenzione, ci sentiamo al prossimo video. Nella prossima live, nella prossima diretta, al prossimo video. Ciao ragazzi.